Una continuità amministrativa perché abbiamo lavorato bene, sono contento di quello che abbiamo fatto, siamo pronti a modificare dove c'è qualcosa da modificare, di ampliare il nostro programma ancora in corso, ma allo stesso tempo di modificare il percorso inserendo tante altre cose, diciamo, che nel frattempo sono venuti fuori come necessità per il paese. Quindi una continuità, ma allo stesso tempo una modifica di quello che è il percorso. Perché di verde c'è bisogno. Oggi non dobbiamo pensare solo a una cementificazione, è un qualcosa sì di importante, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare a dei percorsi alternativi, creare più vivibilità, diciamo, in quello che è il territorio, quindi far conoscere e allo stesso tempo valorizzare le zone periferiche, creare dei percorsi nel verde, creare molto importante una vivibilità, una viabilità anche fluviale, quindi ci agganciamo alla natura e allo stesso tempo a quello che può essere un discorso turistico. Quindi il verde è importante, per noi è molto importante. Noi per questo che nel programma abbiamo messo, come dicevo prima, delle vie alternative, delle vie che vanno in qualche modo a snellire quello che oggi è un traffico intenso, un traffico che ci in qualche modo attanaglia, che ci schiaccia. Quindi parlavo della sicurezza e parlo anche di una viabilità, diciamo raddoppiata, ma allo stesso tempo migliorata perché c'è bisogno. Noi oggi abbiamo una sede ASL purtroppo non efficiente come vorrei, come vorremmo tutti. Cioè, quindi tra gli impegni primari, come abbiamo già detto, è quello di ampliare, quello di veramente di dare un'assistenza diversa, diciamo, più servizi. Perché veramente c'è bisogno, cioè noi questa nostra posizione nevralgica ci porta, diciamo, ad accogliere, non a scappare. Noi oggi siamo costretti a uscire per avere delle determinate prestazioni, invece vogliamo che siano gli altri a venire da noi. Quindi farò l'impossibile per potenziare questa struttura.